trovarmi con la mia Maria Kowalski. Io sono Priscilla dell'associazione Pepi Taramone, Lui è Paz, e per stasera siete qua per l'ultima semifinale del torneo degli illustratori. Diversi incontri. Questa sera ci saranno Andrea Modugno e Nicolò Pizzorno, un applauso. Consiglio di partire, almeno per i primi due tempi, cioè location e protagonista, a matita, perché poi noi vi aggiungeremo una difficoltà extra improvvisa che potrebbe... Cercavo di essere più elegante, ma... Abbiamo la location, raga, questa volta siamo stati bravi, giuro, non siamo stati bastardi, lo saremo noi. Siamo partiti facili, quindi la location che dovete iniziare a disegnare, mi raccomando, matita, è la piccola birreria Kowalski. Capo, ti prego di la nostra raccomandazione. Ah, per favore, non sex toys, tipo, lo dicono sempre tutti e siamo tutti. Qualcosa di un po' di più. Sì. Visto che noi siamo dei professionisti, abbiamo dei criteri molto... Ho chiesto al notaio. Due zamponi a sto coso qua da dire. Sono i metodi scientifici con cui decidiamo i temi. Narghile. Ha detto narghile. Chi è che aveva detto narghile? L'oggetto che dovete inserire. Intanto, tavoli, mi raccomando, pensate al prossimo tema che è l'antagonista, quindi vi ricordo che siamo a Piccola Birreria Kowalski, nel proibizionismo con Elvis Presley, ci vuole un antagonista importante. L'oggetto che dovete inserire, raga, è un narghilè. Abbiamo l'antagonista, mi piazzo qua, l'antagonista che dovete inserire è la magica Orietta Berti. In quanto a tavoli c'è stata una doppia pensiero congiunto. È incredibile, non avete detto Orietta Berti in due tavoli. Due cose, uno, tavoli, adesso poi passeremo a chiedervi l'ultimissimo tema, che è quello più difficile, che è l'emozione barra sentimento. Sarà quindi una cosa che loro dovranno far trasparire da tutto il disegno, ed è la cosa ovviamente più difficile. Pensate anche qua a qualcosa di un po' divertente, cioè non mi dite felicità, tristezza, qualcosa. Felicità! A proposito di felicità, adesso c'è il tema a sorpresa che loro non sapevano che gli sarebbe arrivato all'improvviso così, tra capo e collo. E cos'è? È una canzone che in qualche modo dovete inserire anche qua. Non inseritela semplicemente scrivendo il testo della canzone che esce fuori dalla radio, perché c'è un po' banale. Quindi cercate di metterla dentro in qualche modo, che io non so, però sono affari vostri. La canzone che dovrete mettere è quella che il nostro buon Pierre ci sta... Alza stecca! La conoscete tutti, quindi non devo, credo, dire il titolo e lo capisce. Thank you.
tema, quindi dovrete inserire l'ultimo tema, poi avete precisamente 10 minuti per finire la vostra opera. Abbiamo di nuovo un ex-aequo, non so, no, non è un ex-aequo, è una parola a caso. Abbiamo di nuovo un tema che è stato scelto da due tavoli e quindi questo ci ha convinti a sceglierlo per voi. Quindi il sentimento barra emozione che dovete inserire nelle vostre illustrazioni è l'invidia. O l'invidia, mi dicono, però. Osservare le due opere e decidere chi secondo voi ha meglio interpretato tutto quanto. Allora, la location era la piccola Virilia Kowalski dove ci troviamo. Il protagonista era Elvis Presley. Il periodo storico, il proibizionismo. L'oggetto, il narghilè. L'antagonista, Olietta Berti. La canzone misteriosa da inserire, All I Want for Christmas Is You, Mariah Carey. E il sentimento di invidia. Quindi ora li mettiamo uno a fianco all'altro, scusate poi se vedete un po' una e poi tra poco verremo a fare il giro per chiedere i voti sono a tavolo, mi raccomando, quindi mettetevi già d'accordo tra di voi, non litigate. No, litigate pure, cazzi c'è. Non litigate, cazzo, è prego. Allora, vince. Ah, sì. 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 A questo punto fa e poi c'è tu spara a classe. Vince questa la semifinale di tutti gli illustratori. Non si può, per i tempi. Da Alphabet Cartoleria Ecologica, che è il nostro sponsor. Grazie, grazie mille per aver partecipato, complimenti e bravo! Ragazzi, siamo alla finalissima, che sarà a maggio, in una data ancora da definirsi, intorno al di maggio. Ok.